Salve a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video. Oggi sono qua con un nuovo tutorial e oggi vi praticamente vi insegnerò come settare un server dedicato di Farming Simulator, ovviamente. E quindi, se volete, diciamo, se avete per esempio voglia di comprare questo un server dedicato. E per prima cosa spieghiamo che cos'è un server dedicato. Un server dedicato è praticamente, come dire, uno che vuole giocare in multiplayer, ovviamente, praticamente a disposizione un computer, un server, che poi alla fine è un computer praticamente, per dirla breve, che mette a disposizione questo spazio per mettere per esempio le mod, caricare dei salvataggi e quindi ovviamente giocare multiplayer con un vantaggio che si riduce la latenza, quindi il ping, gli MS, come volete dirlo, e anche ovviamente i lag eccetera, dovuti alla magari connessione di quello che la hosta, per esempio, come dire, uno che crea la partita, esempio, e l'altro vuole andare a giocare, però quella sera magari la connessione non va bene, eccetera. Poi ovviamente con le connessioni che ci sono in Italia diciamo che non siamo avvantaggiati, e quindi anche uno che potrebbe avere una connessione magari non buonissima con un server dedicato se la può cavare bene a giocare, magari ogni volta qualche laghetto ci sta, ma se la connessione magari regge, ovviamente il confronto è molto meglio. L'ho provato e quindi veramente va molto molto bene. Per prima cosa, quindi, ovviamente quando comprate un server, adesso io non ho fatto, faccio un tutorial su come settare la pagina di, questa è la pagina praticamente del server, quindi non come comprarlo eccetera, perché quello comunque sta a voi e non credo sia comunque di difficile comprensione, ovviamente, perché ci sono tutorial anche proprio per quello, oppure nel sito in cui andate a vedere, per esempio, ci sono varie guide che vi dicono come comprare per esempio un server se siete alle prime armi, ecco. E quindi diciamo che questo è un tutorial puntato sul settaggio di questa pagina, quindi di caricamento mod eccetera e anche salvataggi. E niente, adesso vi faccio vedere un attimino sul sito ufficiale di Farming Simulator, vi faccio vedere tutti i vari server disponibili che potete andare a comprare se volete, quindi se non avete ancora per esempio comprato nessun server, ecco, potete anche, diciamo, andare a per esempio a comprarvene uno, ecco. Comunque, vabbè, adesso facciamo un attimino una ricerca su Google prima di cercate ovviamente server dedicati e vi troverete praticamente questa pagina qua. Fate così perché è molto meglio. Adesso non contate FS 2013 perché questo non l'hanno aggiornato praticamente, questo per Farming Simulator 2015. Comunque funziona lo stesso perché ormai l'hanno anche, diciamo, sistemato per tutti, quindi ovviamente c'è. Questa qua è praticamente la lista di tutti i server che ci sono, ma ce ne sono anche molti, davvero molti. Per dirvi, io l'ho comprato, ho provato da questi, da Very Games, da questi, non l'ho preso più da Nitrado, ho voluto fare una prova su Very Games, devo dire che mi trovo veramente bene, quindi per ora, diciamo, non cambio. ho voluto provare questo e per adesso tengo questo. Comunque, questi sono i server disponibili, ovviamente fateci un giro, provateli tutti, ovviamente prima vi fanno anche un preventivo in base a cosa scegliete, quindi vi dicono anche già cosa potreste andare a spendere, quindi è molto 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 comodo. Quindi, detto questo, torniamo sulla pagina del settaggio del server. Ovviamente la prima volta, per esempio, vi ritroverete quindi con già loggati e quindi ovviamente vi troverete già loggati con praticamente sarete già qui dentro questa pagina praticamente nel link che o vi invieranno via mail o lo vedrete sul
praticamente sulla pagina del server dove l'avete comprato. Ovviamente ci sarà per esempio un control panel, quindi lì andrete a vedere il sito ufficiale, quindi questo per settare il server ovviamente. E detto questo, quindi questa è la pagina home, quindi per la configurazione. Qua avete anche le notifiche che vi dice se contiene file, per esempio questo gioco. Scusate, questo server. Quindi qua vi dice per esempio se contiene errori oppure warnings anche solamente. Comunque, detto questo, come vedete, qua praticamente avete tutto l'occorrente per settare il server, nel senso del nome, praticamente la password, di amministratore ovviamente, il password di gioco, lo slot per il salvataggio, quindi praticamente questi sono tutti i salvataggi che potete inserire per il server. E per esempio io adesso ho inserito questo, che è la mappa, la Old Southend per la mia serie, quindi ovviamente io ho già caricato queste mod. E quindi se avete una mappa mod, ovviamente per metterla qua cioè praticamente il salvataggio lo potete caricare ovviamente anche senza la mappa, ma per utilizzare ovviamente il multiplayer, quindi il gioco, dovrete ovviamente avere la mappa inserita tra le mod, perché altrimenti lui da dove la carica la mappa? Ecco, lui installata ha solo la Abjornholm e la West Bridge, quindi quelle due lì sono le mappe principali che ci sono nel server, quindi già pre-installate. Questo praticamente l'aggiornamento, quindi la patch del gioco, verrebbe in teoria messa automaticamente l'ultima versione disponibile ovviamente dal sito in cui l'avete preso, ma certi siti comunque fanno decidere a voi che versione mettere. Io vi consiglio, mettete sempre l'ultima, scaricatela, perché ovviamente sono le più recenti e quindi il server potrebbe anche, diciamo, andare meglio con gli ultimi aggiornamenti. Per esempio io adesso, fino adesso è uscita questa, quindi c'ho la 1.4.1.0 ed è l'ultima ovviamente, questa me l'aveva già settata lui, quindi non ho dovuto toccare niente. E niente, quindi qua abbiamo il dirt pure, quindi potete mettere off, slow, normal e fast, sarebbe la velocità del dirt in gioco. Invece questi, vabbè, non potete modificarli ovviamente perché sono in base al vostro ordine del server. Potete però modificare il server in cui ostare la partita, quindi trovarla sul gioco Germany, Continental o International ovviamente. Questo, vabbè, il linguaggio che troverete, quindi troverete praticamente il linguaggio italiano nei multiplayer che andrete a cercare in farming. Questi praticamente sono i minuti del salvataggio automatico, quindi lui ogni 30 minuti salva automaticamente la partita. Invece questi sarebbero praticamente l'intervallo del server, che sono 360 secondi mi sembra, sì. E quindi questi qua praticamente non sono ovviamente quelli, diciamo, da settare, lasciateli così che vanno benissimo. Questo comunque lasciatelo sempre spuntato, pause game if tempi, quindi lasciatelo spuntato anche questo. Qua praticamente troverete le mod che avete messo, queste sono già attivate da me, quindi sono queste attivate praticamente nella partita, quindi le andrò a vedere. E invece passiamo alla parte del save game. Qua vi dico, salvate e fate praticamente, se avete queste due, per esempio avete già due salvataggi inseriti, volete inserirne un terzo, mettete prima Save Game 3, perché altrimenti lui sostituirà quello che mettete adesso con quello che c'è già. Date un nome opzionale, comunque lui metterà Save Game del nome nel zip, fate sfoglia e ovviamente andrete a cercare il file zip del salvataggio che volete caricare. Quindi dovete praticamente, questi che sono i file all'interno di una cartella Save Game, dovete aggiungerli ad un archivio zip ovviamente, altrimenti non potrete caricarlo sul server. E quindi ovviamente non vi dirà, diciamo, cosa potete fare. Quindi adesso andiamo un attimo a vedere come fare. Praticamente prendete tutti i file, li selezionate, se avete WinZip è meglio,
oppure WinRAR è lo stesso. Fate aggiungere ad un archivio, fate zip e poi fate ok. Niente, vedete, in due secondi ve lo fa. Questo è lo zip da caricare sul server, altrimenti lui non lo accetterà nemmeno. Una cartella non potete ovviamente caricarla, ma un file zip sì. Una volta fatto, cliccate su upload e avrete ovviamente questo. Qua potete anche, per esempio, vedete, restore, quindi potete anche mettere per esempio un salvataggio già esistente, potete rimetterlo, per esempio potete reinserirlo, quindi se avete per esempio fatto, non so, c'è stato una mod che è andata in blocco eccetera, un bug eccetera, anche nella mappa potete rimettere save game dall'ultima posizione iniziale. E niente, quindi per questa parte di save game è tutto, quindi andiamo su mod. Eccoli qua, come vedete qua ci sono praticamente tutte le mod in cui potete mettere per esempio voi, ecco. Quindi per caricare delle vostre mod andate qua giù, come vedete avete upload mod, qua ovviamente fate sfoglia e andrate nella vostra cartella, quindi tutte le mod che volete caricare le selezionate, fate apri e ovviamente lui le carica. Poi fate upload e caricherà la vostra mod. Come vedete dice che per ogni caricamento caricamento possibile, ecco, sono 750 mega, quindi oltre 750 mega lui non lo caricherà, quindi vi consiglio di caricare un po' di mod alla volta e non tutte nello stesso momento, perché se supera questo non ve le caricherà, ecco. Invece qua vi informa sulla percentuale che avete usato praticamente del vostro server. Come vedete io ho 6 giga, perché ovviamente nell'abbonamento io ho incluso, se non sbaglio, 5 giga più 1 giga diciamo aggiuntivi, ecco, e quindi arrivo a 6 giga, che comunque diciamo non li userò tutti ovviamente, perché non abbiamo 6 giga di roba da caricare, a meno che non siamo in due più persone, quindi ovviamente sì, si sommano, ecco, le mod. Comunque invece qua new mods, vabbè, questo comunque potete andare, praticamente vi reindirizza sul sito ufficiale nella sezione mod, se volete per esempio scaricarvi delle nuove mod, ecco. E niente, quindi per le mod è tutto. Qua invece abbiamo il journal, che sarebbe una specie di log eccetera, in cui potete magari scrivermi, però per esempio potete scrivere, non so, qualcosa, per esempio metto così, fate save changes, una roba viene praticamente SS qua, però se volete tipo scrivere qualcosa scrivete, non so, una cavolata qua. Ecco, come vedete, adesso dice qua, vabbè, dice quello che avete scritto praticamente, quindi una specie di log, eccetera, se volete scrivere qualcosa, ecco. E niente, quindi qua abbiamo settato tutto. Recchiamoci nel pannello settings per vedere le altre cose che si possono fare. Ovviamente qua abbiamo praticamente tutti i settaggi per l'immagine, praticamente questa qua. In teoria, perché praticamente si vedono queste immagini qua, se volete per esempio settarle eccetera. E quindi come vedete abbiamo, per esempio c'è anche plugin, template eccetera, avete questi link, potete andarli anche a visitare se volete, sono anche molto utili. Invece qua abbiamo anche l'automatic game server restart, che sarebbe praticamente il server si riavvierà automaticamente in questo lasso di tempo, per esempio, però lui si riavvierà ovviamente solo quando il server è vuoto, quindi non c'è nessuno dentro ovviamente, perché non lo farà ovviamente se qualcuno è collegato. Invece questo, l'ultimo, sono link solo per le mod pubbliche, quindi quelle che volete per esempio mettere per, non so, giocare con gli altri eccetera. Praticamente con questo link chi lo utilizzerà si recherà ovviamente direttamente nella cartella mod, e nelle altre cartelle non potrà entrare, perché gli chiederà ovviamente la password d'amministratore o comunque quello che creerà l'account. Invece in manage user, a proposito degli account,
qua potrete creare praticamente gli account che volete per anche, non so, altra gente che volete inserire, eccetera. Quindi, se volete, potete fare per esempio add user. Come vedete, avete per esempio questo. Voi cliccate sul nome qua e qua setterete tutto quello che potete, quindi setterete l'username, la password ovviamente, il full name, quindi il name che verrà inserito. Qua potete mettere per esempio mode access, quindi solo download, save game access, solo download per esempio, e no access, log access sarebbe praticamente non possono leggere il log, ecco, cancellarlo, eccetera. Game admin, praticamente l'admin del gioco, user admin, l'admin totale, eccetera, account active per attivare l'account ovviamente. Poi fate save e lui vi salverà l'account ovviamente. Adesso io questo lo elimino. E invece qua abbiamo i log files. Come vedete qua c'è il log, potete scegliere quello del game, quello del server, quindi vedere anche quello del server come chi è entrato, eccetera. E anche il del web server, che comunque questo diciamo servirebbe meno perché comunque c'è solo delle diciamo dei log appartenenti al server stesso, quindi non a questo, non al gioco praticamente. E niente, quindi praticamente il tutorial è finito qua. Spero di essere stato chiaro. Se avete qualche problema, diciamo, avete qualche dubbio, eccetera, non avete capito bene, io posso rispiegarvi tutto e quindi chiedetemi tutto quello che volete qua sotto nei commenti. E niente, quindi alla prossima. Ciao ciao.